Mentre per quanto riguarda invece le novità sulla busta di ottobre, allora, innanzitutto potrà essere inserito nella busta a partire dalla busta di ottobre fino alla busta di dicembre l'esonero per le lavoratrici madri. Quindi diventa operativo il nuovo esonero contributivo, che è del 50% rispetto alla contribuzione dovuta dalla lavoratrice stessa. Quindi parliamo proprio solo dei contributi dovuti dalla lavoratrice. Il datore di lavoro non ha nessuno sgravio, ma la lavoratrice vedrà di fatto aumentare il proprio netto in busta paga. È sperimentale per l'anno 2022, dura 12 mesi e sostanzialmente la cosa fondamentale è che la lavoratrice rientri al lavoro a seguito del congedo obbligatorio facoltativo entro il 31/12 e basta, ed è cumulabile con l'esonero dello 0,8% che già vediamo, insomma, vediamo già in busta paga da quest'anno. Punto importante è che le lavoratrici dovranno presentare domanda per il tramite del datore di lavoro, quindi di fatto sarà una richiesta della lavoratrice che compilerà un modulo, lo consegnerà al datore di lavoro e il datore di lavoro a sua volta chiederà un codice di autorizzazione specifico all'INPS tramite il cassetto previdenziale. Mentre per quanto riguarda i bonus 150 euro nella busta paga di novembre, appunto sappiamo che i lavoratori che nella busta di novembre avranno una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro sarà riconosciuto in automatico dai datori di lavoro il bonus di 150 euro a patto che il lavoratore abbia firmato una dichiarazione che è stata già predisposta dall'INPS in cui dichiari di non essere pensionato o destinatario del reddito di cittadinanza. Quindi, una volta che il lavoratore compila questa dichiarazione e che la retribuzione mensile sta sotto i 1.538 euro, il datore di lavoro potrà erogare questi 150 euro. Ovviamente il problema qual è a livello operativo? È che finché non si fanno le buste paga di ottobre non si sa se questo limite viene superato o meno, perché comunque nella busta, scusate, busta paga di novembre, perché comunque nella busta paga di novembre c'è anche la festività del 4 novembre, quindi bisogna un attimino, nel senso è un po' difficile perché bisognerebbe fare compilare a priori a tutti la dichiarazione e poi verificare di caso in caso, anche perché co così come è successo per i 200 euro nei primi mesi dell'anno, un evento che mi abbatte l'imponibile previdenziale come può essere il congedo parentale potrebbe di fatto, anche se io ho una retribuzione di 2.500 euro mensili, farmi rientrare nel limite per cui ho diritto di fatto ai 150 euro. E quindi diciamo la gestione è un po' complessa, però le regole sono queste. E data la possibilità ai datori di lavoro di erogare ai lavoratori che non hanno percepito il bonus dei 200 euro a luglio, data la possibilità di erogare 200 euro nel mese di ottobre, qualora il lavoratore fosse in forza nel mese di luglio, presso lo stesso datore di lavoro, presso un altro datore di lavoro, non importa. Però fosse stato destinatario per i primi 6 mesi dell'anno, quindi dall'1/1 al 18/5 in modo continuativo, di eventi per cui è riconosciuta una copertura figurativa integrale dei contributi da parte dell'INPS. Quindi, ad esempio, parliamo di aspettative sindacali. Quindi, qualora il lavoratore fosse assente, quindi non avesse avuto un imponibile contributivo per cui non ha preso lo 0,8 e quindi non ha preso questi 200 euro, c'è la possibilità adesso nella busta di ottobre di erogare questi 200 euro. Ovviamente condizione fondamentale è che a luglio non devono essere stati erogati questi 200 euro. Anche in questo caso, insomma, il datore di lavoro dovrà far compilare una dichiarazione e avere la dichiarazione da parte, firmata da parte del lavoratore. Ok, ricordiamo anche che quest'anno è stato aumentato il limite dei fringe benefit che è passato da 258 a 600 euro. Quindi, da quello che è il dossier parlamentare, il superamento della soglia non annullerebbe il beneficio, vale a dire che di solito il superamento dei 258 euro faceva sì che io dovessi tassare tutto dall'inizio.
Quindi se io ad esempio avevo 300 euro di fringe benefit, dovevo tassare tutto dall'inizio. Sembra che quest'anno, se supero i 600 euro, quindi ne ho 700, ad esempio i primi 600 sono comunque esenti, però dobbiamo aspettare comunque sostanzialmente la circolare dell'agenzia per avere un chiarimento definitivo. Dovrebbe riguardare solo i lavoratori dipendenti. Una novità rispetto anche allo scorso anno è che dovrebbero essere poter, il datore di lavoro dovrebbe poter rimborsare le utenze domestiche, pagare direttamente e rimborsare le utenze domestiche. Quindi, oltre a tutto ciò che eravamo abituati a vedere come fringe benefit, quindi buoni spesa, buoni benzina, c'è anche le autovetture, c'è anche quest'anno il rimborso al contributo bollette. Attendiamo chiarimenti per capire se, ad esempio, le bollette devono essere, possono essere intestate anche al coniuge. Questi sono chiarimenti che dobbiamo aspettarci dall'agenzia, cioè dobbiamo, comunque stiamo aspettando dall'agenzia delle entrate. Il limite dei 600 euro è cumulabile, ricordiamo, è cumulabile con il buono carburante per il 2022. Poi, ultimo punto, questa volta veramente, l'innalzamento dell'esonero al 2% per i dipendenti. Allora, a partire da, insomma, aprile o maggio, in base a quando ci sono stati gli aggiornamenti dei programmi, i lavoratori con una retribuzione inferiore a 2.692 euro mensili hanno avuto un esonero dello 0,8% in busta paga. Questo esonero è stato aumentato di 1,2 punti, portandolo al 2%. Decorre, questa cosa decorre da luglio, però appunto in busta paga non la si vedeva a luglio, agosto, settembre, perché comunque aspettavamo la circolare dell'INPS. A ottobre, cosa succederà nella busta paga di ottobre? Si vedranno i conguagli di luglio, agosto, settembre, si vedrà la parte di ottobre e poi da qui inizia a decorrere in modo ordinario, quindi novembre avrà il suo esonero già al 2% e idem dicembre. Ok, ho detto tutto, adesso lascio lo spazio alle domande. Se avete delle domande, potete scriverle nella chat, nella sezione domande e risposte, insomma. Cercherò di rispondere a quello che mi chiedete. Io aspetto un attimo, però per ora non vedo domande. O sono stata estremamente chiara o insomma. Ah, ok, qua mi vengono chiesti i fringe benefit come vanno richiesti. Allora, i fringe benefit di fatto non sono richiesti, sono erogati dal datore di lavoro che a fronte di politiche di appunto di welfare può decidere se appunto erogare dei fringe benefit, quindi ad esempio, il datore di lavoro potrà decidere se dare un contributo a bollette piuttosto che rimborsare delle bollette, piuttosto che potrà decidere a fine anno se erogare appunto i buoni spesa piuttosto che altri fringe benefit che decide di erogare. Quindi di solito i fringe benefit non sono richiesti dal lavoratore, ma sono erogati dal datore di lavoro. Allora, il modulo di richiesta per il bonus dei 200 euro ci vorrà fornito. Allora, noi ai nostri clienti adesso stiamo inoltrando la circolare per insomma, con i moduli sia per i 150 euro che abbiamo già inoltrato quello per i 200 euro che per l'esonero delle lavoratrici madri. Quindi sì, forniremo noi assolutamente tutti i moduli di richiesta. Qua mi viene chiesto, ci sono dei moduli da compilare? Parlo di quello di 600 euro, cioè, allora no, non ci sono moduli da compilare, nel senso che qualora il lavoratore sia stato in forza tutto l'anno presso lo stesso datore di lavoro, è il datore di lavoro che decide se erogare o meno
il fringe benefit. Il datore di lavoro quello che può richiedere è semplicemente una dichiarazione ad un lavoratore, ad esempio, assunto in corso d'anno, di non aver già, ad esempio, avuto altri fringe benefit o buoni carburante da altro datore di lavoro, perché comunque la soglia è annuale sul lavoratore. Quindi, ad esempio, se un lavoratore ha già avuto 300 euro di fringe benefit da un altro datore di lavoro, se gliene do altri 600, io dovrò tassare la parte che supera i 600 euro complessivi annui. Allora, qua mi viene chiesto: buongiorno, se ad agosto un dipendente ha ancora un congedo parentale, può utilizzarlo sino ai 12 anni oppure solo per i nuovi congedi? Allora, aspettiamo i chiarimenti dall'INPS, perché le cose che vi ho insomma esposto sono riportate nella circolare del Ministero del Lavoro, anzi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la circolare che è uscita il 6 di settembre. Però, a mio avviso, da come è stato scritto tutto, sì, se io ho dei residui di congedo parentale ad agosto e ho un figlio di età inferiore ai 12 anni, secondo me io posso assolutamente fruire dell'estensione, assolutamente sì, perché comunque è stata innalzata l'età, quindi a mio avviso posso assolutamente fruirlo. Cioè, se io non avevo fruito di congedo parentale per nulla e ho un figlio che ha 7 anni, quindi non avrei potuto fruirne, però adesso che è stata elevata l'età, secondo me sì, da adesso in poi ne posso fruire. Attendiamo per sicurezza chiarimenti, ma secondo me, cioè, attendiamo comunque la circolare dell'INPS, però secondo me non ci sono troppi dubbi a riguardo. Allora, poi qua mi viene chiesto: il prolungamento del congedo parentale di 30 mesi vale per il nuovo nascituro o anche in presenza di un figlio già disabile in famiglia? Allora, è assimilabile alla domanda prima. A mio avviso, vale anche se il figlio disabile era già insomma il figlio nato prima sostanzialmente di agosto, prima del 13 agosto. Secondo me vale lo stesso. Ovviamente bisogna fare attenzione che, come vi dicevo, il prolungamento a 30 mesi del congedo parentale retribuito è alternativo rispetto alle 2 ore di permesso retribuito, chiamiamolo di allattamento, che si potevano prendere fino ai 3 anni di vita del bambino, quindi bisogna capire le scelte che aveva fatto il lavoratore sostanzialmente prima. Però secondo me, appunto, anche se il figlio ha già adesso 1 anno, 2 anni, possono comunque essere fruiti questi congedi. Allora, per il rientro della lavoratrice madre si intende proprio rientro a lavoro o fine maternità, ad esempio godimento ferie? Allora, anche in questo caso, allora, da un tenore letterale della norma sembrerebbe comunque che il rientro sia un rientro proprio operativo al lavoro. E quindi, ad esempio, se la lavoratrice attacca le ferie alla fine del congedo obbligatorio, da un tenore letterale della norma non sembrerebbe aspettare questo esonero. Però anche in questo caso, questo punto è un punto da chiarire. È un punto insomma, per cui ci aspettiamo dei chiarimenti. Quindi, in altre parole, io non applicherei l'esonero se la lavoratrice attacca ferie subito dopo il congedo, mentre se rientra anche solo per un giorno e poi inizia a fare le ferie, sì, però aspettiamo comunque dei chiarimenti in questo senso. Io eviterei di dare subito l'esonero, magari aspettando dei chiarimenti per evitare poi di dover recuperare questo esonero, che comunque sempre una cosa poco piacevole da fare, sia per il datore di lavoro che ovviamente per il lavoratore. Qua mi viene richiesto per il bonus 150 euro, o per precisare per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente se deve essere giocato dal datore di lavoro? Allora, per quanto riguarda i lavoratori intermittenti vale esattamente la stessa regola che valeva per i 200 euro, vale a dire che se il lavoratore intermittente ha lavorato a novembre e ha una retribuzione inferiore a 150 euro, il datore di lavoro può erogarglielo. Qualora il lavoratore non abbia una busta a novembre, potrà fare domanda direttamente e l'INPS glielo erogherà se ha almeno i limiti erano meno di 35.000 euro nell'anno precedente
di reddito e almeno 50 giornate lavorative. Quindi diciamo che prioritariamente, se può, lo eroga il datore di lavoro. Se il lavoratore proprio è un lavoratore a chiamata, non ha la busta a novembre perché non ha mai lavorato a novembre, quindi non ha neanche imponibile, a quel punto verrà erogato dall'INPS. Allora, qua mi viene chiesto se un dipendente risultava disoccupato fino al mese di agosto e da settembre viene assunto in organico. Ha diritto al bonus di 200 euro. Allora, in questo caso, bisogna capire in quale situazione si trovasse, nel senso. Era disoccupato, ma ad esempio percepiva la NASPI, perché se percepiva la NASPI in teoria l'ha già preso dall'INPS. Una delle condizioni necessarie per erogare comunque i 200 euro è che il lavoratore avesse un contratto in essere a luglio, quindi se non aveva contratto in realtà a luglio non si potrebbe erogare, a mio avviso. Poi mi viene chiesto, il contributo bollette viene erogato sulle bollette emesse in tutti i mesi del 2022 o deve essere specifico? No, il contributo bollette viene erogato entro il 2022, dato che si applica il principio di cassa allargata ai lavoratori dipendenti, può essere nello specifico erogato fino al 12 di gennaio 2023. Però non è che c'è una busta paga specifica in cui erogarlo. Io ho tempo fino a dicembre 2022 per erogarlo. Poi, in caso di cessazione di lavoratore padre, come possiamo sapere che il dipendente deve presentare le dimissioni di ITL se le detrazioni non devono più comparire nel cedolino? Allora, questa è un'ottima domanda, nel senso che ovviamente noi, consulenti del lavoro, comunque uffici paghe o uffici del personale, dato che comunque non abbiamo più diverse informazioni che avevamo prima, no? Quindi legate ad esempio per le informazioni per l'assegno per il nucleo familiare, piuttosto che le detrazioni. Allora, noi l'abbiamo risolta così operativamente. Nell'informativa del decreto trasparenza abbiamo anche inserito queste informazioni, dato che comunque nell'informativa del decreto trasparenza bisogna anche inserire la procedura, oltre ai termini delle dimissioni. Noi abbiamo raggirato il problema scrivendo nella procedura stessa che appunto il lavoratore dovrà, se è insomma genitore di un figlio inferiore ai 3 anni, presentarsi all'ITL per convalidare le dimissioni, perché chiaramente è un'informazione che io non posso più sapere a priori. Quindi noi abbiamo raggirato così il problema. Allora, qua mi viene ancora chiesto, nel caso il datore di lavoro abbia erogato 200 euro a luglio, i lavoratori a chiamata che hanno comunicato dopo averli già percepiti da altri datori di lavoro, quindi non sono stati corrisposti al lavoratore ma portati a credito nell'F24. Esiste un codice da utilizzare per la restituzione nell'F24? Allora, questa cosa adesso non me la ricordo, dovrei verificarla. Che io sappia, allora, l'INPS, ovviamente la regola è che l'INPS, qualora veda che i 200 euro siano stati erogati da più datori di lavoro allo stesso lavoratore, recupera in modo proporzionale i 200 euro da ciascun datore di lavoro. Quindi mi aspetto che venga fatta una comunicazione tramite PEC, ad esempio, all'azienda, in cui vengono date anche le istruzioni per il recupero. Però non mi ricordo di un codice specifico da usare nell'F24, non l'ho letto, non me lo ricordo, devo essere sincero. Poi qua mi dicono, buongiorno, sempre sui fringe benefit, la tua azienda, se non si ha un piano welfare in essere, né alcun accordo sindacale, è comunque possibile decidere di destinare una quota di 600 euro a questo benefit? Sì, assolutamente sì, questi 600 euro funzionano come 258, quindi non mi serve né accordo sindacale né regolamento né piano welfare, posso erogarli, assolutamente sì. Ok, qua ho
Avete informazioni riguardo al convoglio del bonus 200 euro di luglio? Se ci sono novità in merito al recupero, all'erogazione? Allora, io, appunto, come vi dicevo, per ora non ho, non ho informazioni in merito, ma io penso che, dato che comunque l'INPS si era preso sostanzialmente per erogare, ad esempio, i 200 euro agli intermittenti o quelli che facevano domanda a richiesta, si era preso comunque il tempo fino a questo autunno per erogarli, per poter verificare i flussi di luglio. Io immagino che ci vorrà ancora qualche mese per iniziare a vedere dei recuperi e quindi conseguentemente anche le istruzioni per i recuperi. Allora, relativamente invece alla domanda del disoccupato di luglio, mi viene detto che non percepiva nulla. E se non c'è una contribuzione figurativa dall'INPS, a mio avviso i 200 euro non spettano, nel senso, per come è stata posta la domanda, per cosa capisco io, non mi spetterebbero. Poi piuttosto approfondiamo insomma il caso specifico, però secondo me in questo caso non spetterebbero. Allora, dovrei aver esaurito le domande. Niente, quindi io vi ringrazio della partecipazione. Vi chiedo, come al solito, invieremo le slide tramite mail e vi chiedo per favore di compilare il nostro questionario di gradimento in modo da migliorare man mano la qualità dei nostri webinar. Vi ringrazio molto e vi auguro una buona giornata.